Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Valerio Masia. L'aviazione israeliana ha intercettato nello spazio aereo del paese la notte scorsa un drone proveniente dalla Siria, come rende noto l'esercito su Telegram. Questa mattina, inoltre, sono stati intercettati due razzi, un drone e un obiettivo aereo sospetto, provenienti dal Libano. Nel frattempo, un'importante fornitura di latte in polvere, materiale sanitario e medicinali per contrastare malattie acute e la cura di altre patologie è stata consegnata nei giorni scorsi alla Croce Rossa libanese e all'unità di crisi della municipalità di Tiro dai caschi blu italiani. In merito alla questione tregua e ostaggi, Hamas ha respinto una proposta per un cessate il fuoco a breve termine e un accordo di rilascio degli ostaggi, come afferma il Dipartimento di Stato americano. La rivelazione contenuta in un comunicato diffuso dagli Stati Uniti in occasione della telefonata tenuta domenica dal segretario di Stato Anthony Blinken con il ministro degli esteri egiziano, la nota americana. Hamas ha nuovamente rifiutato di rilasciare anche un numero limitato di ostaggi per garantire un cessate il fuoco e aiuti alla popolazione di Gaza. L'Egitto aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto un cessate il fuoco iniziale di 48 ore, durante le quali Hamas si sarebbe preparata al rilascio di 4 ostaggi israeliani nei successivi 10 giorni, hanno detto due diplomatici arabi al Times of Israel. La resistenza islamica in Iraq, una coalizione di gruppi armati filo-iraniani, ha rivendicato la responsabilità di un attacco di droni effettuato contro un obiettivo vitale nel sud di Israele. Secondo Al Jazeera, poi, almeno 20 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una casa a Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araki lancia invece un nuovo messaggio allo Stato ebraico. Non riconosciamo l'esistenza del regime sionista come elemento occupante e durante le mie recenti visite regionali ho ripetutamente detto, rivolgendomi a Israele, di non mettere alla prova la nostra volontà. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha parlato poi con il ministro della difesa israeliano Gallant e ha sollecitato ulteriori azioni per aumentare in modo sostanziale gli aiuti umanitari a Gaza, come riferiscono i media israeliani, tra i quali il Jerusalem Post. E per ora è tutto. Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni, segui e notifica e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.